Ragazzi, oggi andremo a fare un video che allora dovevo dai, sapete, allora vi racconto una storia. Ah, c'è cioè, Reggio TV, non mi interessa la storia. Aspetta. Ora vedo. Potete capire, intanto ciao, ma potete capire già quello che è successo da tanti canali, da Reggio World, arrivano tutte le notizie dopo. Allora, questo qua non è proprio tutta la carta proprio che fa vedere tutto il mondo, ma questo qua è il mondo che è stato preso dalle bombe, non so chi è stato, può essere che è stato pure un terremoto, non si sa niente. Per le prossime ore può essere che si sa. Allora, sono le 9 di mattina, è successa questa cosa bruttissima. Allora, il parco giochi dove andavano 100 persone alla settimana oppure al giorno, alcune volte, è stato proprio tutto rotto, però ancora il parco giochi con le molle funziona, meno male, così possono aggiustare soltanto il cerchio, però la terra non ce l'ha fatta, cioè qua non ce l'ha fatta. Poi qua dove si andava a fare dove, per le persone pazze, diventavano normali qua le persone pazze. Ora non possono più andare perché è stato rotto. Poi, ma dentro non è stato rotto niente, penso ancora. Poi i bambini, poveretti, ovviamente facevano le video lezioni, ma è stata rotta pure la strada per andare a scuola. Poi si poteva passare pure dal bianco. Qua hanno rotto, quindi 30 persone sono morte, e già una, diciamo che speriamo che non cade, 30 persone morte e 14 ferite, perché sono cadute con la testa e non ce l'hanno fatta alcuni. Poi qua è stata rotta la strada, non si sa chi è stato, ma appena sarà scoperto chi è stato, tutti ovviamente saranno sequestrati nella casa a vedere se hanno bombe. Quindi vediamo come possiamo fare. Questo è tutto da Reggio World. Ciao! Mamma, io non la sapevo questa cosa. Ora dico chi è stato. Io non vi dovete arrabbiare con me, non cacciatevi con gli iscritti, ma io ho sempre tenuto e sempre, sempre, sempre ottenuto un mondo di sicurezza. Infatti ce l'ho e in questo video vi farò vedere il mio mondo di sicurezza. Voglio vedere se è davvero un prank di quello che mi ha... No. Andiamo nel mondo di sicurezza e poi nel prossimo video forse farò e vedrò chi è stato. Ah, ora poi vedrò in tutte le case. Andiamo. Eccolo qua da cominciare il mio castello. È bellissimo, molto accogliente, però aspettate. Già, ah, pensavo che non avevo fatto niente. Vabbè. Poi qua sopra nella mia cameretta, bellissima. Però è fatta tutto in materiali molto 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 e molto, dico, costosi. Poi questo mondo vi pare piccolo, ma è grandissimo. Dai, per me si è grande. Questa è una casa. Ovviamente qua si rispettano le regole, quindi da questa parte, da questa qua, si va avanti. Però no, 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 aspettate. È questo qua, aspettate. Ok, dai. Da questa parte si fa così, e allora, da questa strada si va là. E se ti sei dimenticato qualche cosa, che succede? Quanti minuti abbiamo? Quanti minuti abbiamo? Ok. Se ti sei dimenticato, infatti qua è già tutto natalizio. Se ti sei dimenticato qualche cosa, rigiri e vada là e vediamo. Qua c'è la piscina, cioè io lo chiamo mare, diciamo mare. Qua c'è da dove fare la benzina. Qua ci sono le nuove macchine 2020. Allora, qua dentro c'è una scorciatoia. Allora, qua ci sono due macchine che per ora sono queste, che sarebbe la... Allora, io questa, io ho messo una marca che si chiama Punto, la Punto, questa qua, dai. E questa qua come l'avevo chiamata? La Mercedes, mi pare, vabbè. Allora, se tu prendi quella strada vai troppo, vai un po' lontano, diciamo lontano. Qua dentro c'è lo spazio alimentare, qua dentro c'è dove si prendono le macchine. Poi
Andiamo con la macchina, se c'è benzina, sì, a voi c'è benzina, andiamo con la macchina. Andiamo, andiamo. Allora, vi faccio il tour. Qua dentro ci sono i parcheggi da fare le regole. Da oggi questo qua è il nostro mondo, quindi manco lo faccio là per vedere, tanto non è più il mio mondo quello. Poi se dobbiamo ritornare, se ho tempo per sistemarlo, non lo so, perché sono... vabbè, dai. Poi che qua dentro c'è... Dove si canta? Vedete che bello? Io l'ho sempre tenuto, cioè in questi giorni ancora lo sto costruendo, infatti ora vi dico cosa ho fatto come ultimo. Allora, qua dentro, come si può dire, vedete che bella la strada, qua dentro c'era la scorciatoia, entriamo, possiamo subito entrare. Aspettate, aspettate. Qua non è controsenso, niente, cioè si può andare davanti e di dietro. Allora, saliamo da qua, poi scendiamo. E dove andiamo? Ora ve lo dico io. Aspetta, qua c'è un ponte, per così. E poi... Guardate. No, vabbè, guarda. Allora, questo... E poi dove si va? E poi si torna un'altra volta qua, però io non voglio fare tutta quest'altra strada perché consumo benzina. Ricordiamoci che qua c'è la benzina da mettere, perché c'è sia un motore per un benzina sia un motore per la benzina. Allora... Ora passiamo un'altra volta da questo ponte, sempre qua senza controsenso non c'è. E poi andiamo nel mondo che davvero, allora, per giusto è tutto mio, ma poi ho detto che quello è di Giada perché è tutta un'altra cosa. Poi non lo so se pure è di Giada, dobbiamo vedere se è di Giada. Allora, si rigira qua. Grazie, grazie, sono bravo a guidare la macchina. Tanto. E poi, finalmente, questa qua era l'ultima strada del nostro mondo, di questo mondo, e poi che succede? Aspettate un attimo, un pochino dovete aspettare. Aspettate, dobbiamo ritornare alla strada. Ok. Dove si deve girare? Qua e da questa parte, da ora, è il mondo di Giada, forse. Devo pensarci. Se brava Giada, senta sempre il mondo e lo cura, sì. Se no, cavoli. Ha detto già da no. E ora. E non è più su. Da quell'altra. E si entra in un'altra città. Sono scioccato. Non so cosa ha fatto questa macchina. Non so proprio cosa ha fatto questa macchina. Oh! Io vado avanti. E questo va dietro. Dai. Si sale. E là c'è. Si scende da qua. Ovviamente ci sono i cosi che non fanno uscire. E là c'è sempre quello della benzina perché abbiamo fatto tanto viaggi. Tanti viaggi. Poi qua dentro si scende. Lo so, ragazzi, è pieno di buchi. Cioè, buchi che si entrano per andare nelle case. Sto morendo. Finalmente qua. No, no. Aspettate, aspettate che... Qua ci sono due case. Cioè, questa qua, dove non c'è niente perché devono venire le persone ad abitare. Io c'ero già il castello. E poi, qua l'ho fatto qua chiuso e qua aperto per prendere aria. Non dite che è simmetrico. Qua niente, però ci sono. Dai, anzi, l'ho fatta la casa Giada ed è bella, è grande, è stragrande, quindi non può dire niente Giada. Deve mettersi lei le cose perché io non posso perdere tempo per fare una casa. E poi si parte da qua. Non fare rumore, Giada. E mia sorella. E poi si va dietro. Se so andare avanti. No, non so andare indietro con questa macchina perché Miniworld. È facile camminare con la macchina. Anzi, devo dire la verità, è facilissimo camminare la macchina. Allora, guarda qua, guarda qua, guarda, 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 guarda come si scivola. Perché questo qua ho messo il giallo per fare finta che lo odio. Però dai, farò qualche film su questo gioco. Qua dentro si comprano le macchine. Guardate quanti pezzi ci sono. Quella viola, quella di ferro con il coso che va veloce, vedi che ce l'ha dietro. Questa qua di due colori, quello viola e quello d'oro di questo tipo, non so. E devo dire la verità, quello d'oro mi sono trovato molto bene. Non è tanto d'oro, però non può prendere una macchina di questi tipi una persona. Dai, e da questa parte, da ora qua, è finita la strada. E infatti l'ultima cosa che ho fatto, l'ultima cosa che ho fatto,
Questa è l'ultima cosa che ho fatto, è stata questa strada, questo pezzo e basta. E devo continuare ancora. Questo qua era il mio mondo segreto, che non vi ho mai svelato perché volevo fare un mondo grande per farvi contenti, ma me l'hanno distrutto. E non lo so, vabbè, me l'hanno distrutto e quindi questo è il mondo. Vabbè ragazzi, spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video domani. Ciao!